Eccomi. Allora, ciao e benvenuta ai consigli da parte dei registri akashici per il 2019. Quest'anno ti sto riempiendo di consigli, spero che anche questi ti piaceranno, ma è bene iniziare con il piede giusto questo anno importantissimissimissimissimissimissimo. Come al solito sarà una lettura interattiva, quindi, mie care leggine e leggini, preparatevi a chiudere gli occhi e a sentire intorno a voi la meravigliosa energia di Akasha, un'energia bianca opalescente che vibra amore, pace e guarigione. Sentitevi bene, sentitevi a casa, sentitevi inondarvi d'amore. E mentre state in questo stato di beatitudine, pensate a che mazzetto volete scegliere, uno, due o tre. Io intanto vado a mettere i mazzetti. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Vediamo. Mazzetto numero 3. Chi ha scelto il mazzetto numero 3 avrà nel 2019 un risveglio, un rafforzamento di legami con i cristalli. Quindi le pietre che sono vive e vibrano un'energia meravigliosa diventeranno preziose alleate. Legge dell'equilibrio e legge del karma. Mazzetto numero 3. Allora, sui tuoi registri akashici le indicazioni sono molto chiare, molto importanti. Usa i cristalli perché ti possono aiutare a riequilibrarti e ad affrontare delle sfide karmiche. Sei giunto al momento in cui determinati nodi karmici stanno andando al pettine ed è arrivato per te il momento di affrontarli, anche perché sciogliendo i tuoi nodi karmici potrai fare una grossa progressione in avanti nella tua evoluzione. Come? Mantenendo l'equilibrio, vuol dire diventare sempre la tua prima priorità, non permettere che gli altri vengano prima di te, non lasciare. Non essere tu a dargli questo potere. È fondamentale che tu riparta da te e sia equilibrato in questo 2019, dove dovrai imparare a dire sì quando è sì, no quando è no, affinché tu riesca a rispettare te stesso. E devi avere tutta la concentrazione necessaria, unita all'energia delle pietre, per affrontare il tuo karma, perché appunto andrai a lavorare su dei nodi karmici che aspettano di essere sciolti. Se sei pratico di pietre saprai già che cosa fare, se non sei pratico vai in un negozio di pietre, dedicati del tempo e lasciati guidare dall'istinto. Quando troverai una pietra che ti piace, chiedi alla persona che si trova in quel negozio, che solitamente sono persone molto preparate, e chiedigli di spiegarti la pietra, rimarrai molto stupito. Mazzetto numero 2. Oh, libero arbitrio, legge del nome. E chiaro conoscenza. Mazzetto numero 2, sei pronto? Questo 2019 ti metterà alla prova nella tua capacità, nel tuo potere personale. Dovrai proprio uscire fuori, dire al mondo, gridargli chi sei. La legge del nome dice che nel nome di ognuno di noi c'è il destino. Quindi il tuo destino è racchiuso nel tuo nome, ma non solo, nel tuo libero arbitrio. I tuoi registri akashici ti ricordano che ci sono dei punti che sono stati previsti, ma dei punti in cui devi fare tu le scelte affinché le cose vadano in un determinato modo. Ma non temere, perché non sei solo abbandonato in queste decisioni, ma hai la tua chiara conoscenza. Che vuol dire? Vuol dire che già sai che cosa fare e che cosa è meglio per te. Quindi mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, fidati del tuo istinto, perché non è un puro istinto, ma è una conoscenza che giunge direttamente dalla biblioteca akashica, dove è racchiuso tutto lo scibile umano, quindi direi che ti puoi fidare. E infine, mazzetto numero 1, abbiamo la legge del 3, la chiave e amici. Ragazzi, bomba! Mazzetto numero 1, potenza, risonanza. Quest'anno attenti,
a che cosa fate, dite, pensate, perché slitta, corre, va in risonanza. Avete la chiave per aprire tutte le porte che desiderate, avete il tocco del re Mida, quello che toccate diventa oro. Bene, toccate con attenzione, dite, fate, pensate, agite solo su ciò che realmente vi rappresenta e che volete manifestare, perché immediatamente andrà in risonanza. Ciò vuol dire che se vi concentrate su ciò che non volete, manifesterete quello. Quindi mi raccomando, proprio concentrati sul manifestare ciò che desiderate, soprattutto con le persone intorno a voi. Chi vuole rimanere nella vostra vita è il benvenuto a determinate condizioni, chi no può lasciare il campo a nuove amicizie. Questo è fondamentale, deve esserci un distacco molto serio in questo, perché ricordati che c'è la risonanza, quindi tenendo nella tua vita persone che ti negativizzano o persone che ti fanno soffrire, queste sensazioni che provi andranno in risonanza. Tenendo invece a fianco a te persone che ti amano, che ti fanno star bene, che ti fanno provare gioia, manderai in risonanza queste emozioni. Quindi diciamo che hai un enorme potere. La legge del 3 è dalla tua parte, però usala in tuo favore e non in tuo svantaggio, perché sennò chiaramente vai a compromettere tre piani. Quindi te lo sconsiglio vivamente. Spero che anche questo video ti sia piaciuto e che questi consigli siano per te preziosi, te lo auguro con tutto il cuore, vengono dal mio oracolo, quindi sono particolarmente di parte in questo video. Se il video ti è piaciuto, regalaci un like, se non sei iscritto al canale YouTube delle Leggi della Magia, fallo subito e ti auguro un 2019 meraviglioso. Ciao e a presto! Ah, mi dimenticavo di dirti che c'è il corso sui registri akashici, però forse sarà già tutto esaurito. Ciao!